Ci siamo? 3, 2, 1, here we go! E allora, The Last Dance, le finalissime per la Regular Cup Under 20, domani, ovvero venerdì 19 luglio, si parte da mezzogiorno e via andare fino all'ultima serata, fino alle 20:30 circa. E allora, hola Burdel, cari amiche, cari amici, cari in Bizetten, appassionate ed appassionate della pallavolo, a pranzo con zucca del 18 luglio, oggi ho petto di pollo, feta, pomodorino e un po' di zucchine melanzane, insomma tutto leggero perché il caldo spinge, il caldo è power, il caldo è gringoso. E allora abbiamo detto, si parte alle 12 in Sudafrica, si parte con lo spareggio per non retrocedere, ovvero Spagna-Fiji. Ed è questo qui un incontro very close, perché la Spagna, le Fiji sono andate lì per fare lo sgambetto alla Georgia, poi sì, hanno segnato, vabbè, babbo morto, quello che è, però la Spagna ha ben impressionato con l'Italia e le Fiji sono molto fisiche, la Spagna ha giocato bene, chi può dirlo? Io penso che ancora ci sia margine per la Spagna per salvarsi. E però è un incontro veramente veramente very close, è un incontro che merita di essere seguito, è un incontro da andare a cercare su Rugby Pass e guardarselo e gustarselo. Cacchio, ma domani la gente lavora, ma comunque rimarrà on demand e ce lo guardiamo on demand. Poi dopo, a seguire, al 10 al Stadium partono le varie finali, le altre finali, quelle chiamiamole inutili, però è sempre meglio arrivare, che ne so, noni invece che decimi, settimi invece che ottavi, e si parte alle 14 con Galles Sudafrica. Galles Under 20, Sudafrica Under 20. Io credo che il Galles Under 20 abbia sparato una bellissima cartuccia nel girone, portandosi a casa il punto di bonus con la Nuova Zelanda e poi anche con la Fra. Comunque, credo che, per farla breve, che il Sudafrica abbia una marcia in più anche giocando in casa, anche la qualità dei giocatori, la fisicità dei giocatori, e credo che il Sudafrica possa far suo l'incontro e la settima posizione. E alle 14:30, quindi mezz'ora sfalsata, alla Transport Stadium, sempre in Sudafrica, c'è la partita che ci riguarda da vicino, nono, decimo posto, Italia-Georgia. Allora, prima di darvi il mio di pronostico, nel commento qui sotto o sui miei canali social, RugbyZN, Instagram, Spotify, Telegram, su Telegram c'è il sondaggio, andate a votare il sondaggio su Telegram, YouTube, Spotify, l'ho già detto, TikTok, Facebook, insomma su tutti i miei canali RugbyZN, ditemi secondo voi chi vincerà fra Italia Under 20 e Georgia Under 20. Io credo che domani finalmente i ragazzi potranno spuntarla con la Georgia. Georgia è uscita malconcia, ridotta con i cerotti, con le Fiji, quindi credo che domani sarà il nostro giorno e potremo giocare un gran match e portarci a casa l'incontro. Vabbè, comunque andiamo a vedere un pochino alla fine, diciamo, nel dettaglio questa partita. Andiamo avanti così, guardiamo anche le altre partite. Finale per il terzo posto al 10 al Stadium alle 16:30, orari italiani, quindi se dovete sintonizzare telefoni e device per vedere le partite su Rugby Pass TV, 16:30 nostro orario, Irlanda-Nuova Zelanda. Allora, Irlanda arriva con una sconfitta abbastanza grossa con l'Inghilterra, un girone, adesso non è che voglio sminuirlo, però il girone dell'Irlanda, o quello dove era anche l'Italia, a mio avviso era il girone più facile, perché di là c'erano Inghilterra, Argentina e Sudafrica, di qua c'erano Nuova Zelanda, Francia e Galles, e in mezzo c'eravamo noi, l'Australia, l'Irlanda, cioè era più facile, più equilibrato, ma livellato verso il basso. Quindi credo che la Nuova Zelanda potrà battere, anche se ha subito una sconfitta sonora dalla Francia, ha subito un punteggio veramente, un 31-55, veramente ampio nel margine. Bisogna vedere se portano i segni di questa sconfitta, soprattutto qua. Io credo comunque che la Nuova Zelanda possa far sua la terza posizione e arrivare al terzo posto.
Poi ad Athlone finisce l'Italia, inizia la finale per il quinto e sesto posto fra Australia e Argentina. Da quello che si è visto e nei giorni di qualificazione, ma anche nella semifinale per appunto per accedere al quinto posto, l'Argentina è veramente veramente on fire di brutto, e credo che l'Argentina potrà raggiungere un quinto posto che le farà tanto onore e darà lustro al suo championship, alla sua Coppa del Mondo. Non dimentichiamo che l'Argentina ha concluso il girone in seconda posizione a quota 10 punti. Non dico che ha mancato di poco, perché comunque sia effettivamente la Francia, che è arrivata seconda di là, aveva più punti, però è stato un bel girone di qualificazione. Hanno ceduto solo all'Inghilterra, ma hanno vinto bene 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 con il Sudafrica. E poi c'è la finalissima, c'è una finalissima fra Inghilterra e Francia, e qui ci sarà da ridere, perché le Crunch Under 20 alle 19, al 10 al Stadium, e Inghilterra e Francia che ha fatto tanto bene perdendo solo l'ultimo secondo con i Baby Blacks, e Inghilterra che comunque ha fatto tanto bene, diciamo, nel corso delle Sei Nazioni, ma anche della competizione, della Coppa del Mondo. Non è stata molto, diciamo, spettacolare anche con l'Irlanda. Sì, ha fatto 31-20, 11 punti di margine, però non è stata molto, è stata pragmatica. Io ho visto il match anche con Sudafrica, dove in realtà l'ha risolta alla fine con a tempo scaduto, una partita che loro erano già primi senza problemi, però è un match che è da vincere e l'ha vinto alla fine. Io qui in realtà credo che i francesi potranno centrare un'altra vittoria e vincere la Coppa del Mondo dopo essere arrivati secondi nel girone di qualificazione. Potrebbe essere qualcosa di fantastico per loro, quindi io qui mi provo la Francia. E poi, dicevo, andiamo a vedere un attimino ancora Italia-Georgia. Italia è arrivata al girone finale un po' così, con una vittoria sull'Australia, una sconfitta non netta di più con l'Irlanda, e un'altra sconfitta con la Georgia, che ci ha un pochino segnato, ma più che altro perché abbiamo dato l'impressione di non sapere cosa fare in campo, di non avere un piano B, un'alternativa, e andare a giocare nel loro terreno e basta. Ecco, io credo che questo sia stato un grande insegnamento per il coaching staff azzurro e per i giocatori in campo. Quindi io credo che da questo incontro perso 28-17, quando è stato? Il Tuesday 9, quindi questo è stato 9 giorni fa, abbiamo imparato molto, e io credo che gli errori fatti in questo match non si ripeteranno, soprattutto gli errori tattici, e ci porteremo a casa questo nona posizione. Senza infamia, senza lode, nona posizione. Si poteva forse arrivare nel tier del mezzo, arrivando dal quinto all'ottavo, però chi si accontenta non dico che gode, importante rimanere nel gruppo 1. Io, ragazzi, ho una gran fame, mi vado a mangiare con tutto il mio ben di Dio. Ha iniziato il Gen Conte, il Conte Generazionale, ieri mi ha parlato di calcio, sempre sul mio canale XZ10, andatevelo a vedere, c'è tutto quanto lì. E mi raccomando, sempre nei commenti, like o dislike, fatemi sapere. Alla prossima.